Quando l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid sarà conclusa, il comparto del turismo sarà fondamentale per la ripresa dell'economia della Toscana e lo sanno bene i 14 istituti alberghieri presenti sul territorio, che hanno presentato nella sede della Presidenza regionale le azioni messe in atto per farsi trovare pronti. Durante l'anno scolastico che si è concluso nel giugno scorso, gli istituti hanno costituito una rete per valorizzare le risorse professionali e promuovere la formazione con iniziative comuni, didattiche, educative, sportive e culturali. Gli obiettivi di questa rete sono importanti, ne cito due per tutti: l'inclusione scolastica, anche l'inclusione delle ragazze e dei ragazzi con disabilità o con bisogni speciali di apprendimento e la lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico, che resta ancora una piaga da combattere. Noi vogliamo davvero garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi della nostra regione una prospettiva di formazione e poi di lavoro che sia ovviamente per loro soddisfacente e che veda la loro piena realizzazione. Pensando alla ripresa, gli istituti alberghieri hanno realizzato anche un video promozionale che coniuga le eccellenze della Toscana alle competenze degli alunni, dimostrando che le scuole non si sono mai fermate. La Toscana è una regione a vocazione prettamente turistica e di conseguenza la nostra intenzione è proprio quello di farci conoscere ancora meglio sul territorio e collaborare con le realtà e con le istituzioni. E quindi vogliamo assolutamente rilanciare questo settore e dare un messaggio di speranza ai nostri futuri alunni che si iscriveranno a questa scuola nonostante la crisi che stiamo vivendo in questo momento.